Prima convento, poi caserma dei carabinieri ed ora nuova sede dei servizi educativi del comune di Fano. Dopo 20 anni di abbandono, l'edificio di fronte al bastione San Gallo, ex sede della caserma dei carabinieri di Fano, entro l'estate tornerà ad essere animato e frequentato. Una iniezione di 375.000 euro per lavori di completamento del primo intervento di ristrutturazione operato dall'ERAP consentiranno di attivare 35 postazioni lavorative collegate a fibra ottica con la casa madre del comune, liberando così i locali di via Vitruvio dove i servizi educativi hanno attualmente la loro sede, consentendo così un notevole risparmio in termini di locazione al comune di Fano, essendo la nuova struttura di proprietà. Questo è un altro bel risultato che noi otteniamo, perché in tre anni andremo ad azzerare quasi completamente quella che è la spesa per gli affitti degli spazi pubblici. Quindi anche questo è un bel risultato, non nascondo la soddisfazione per un altro risultato importante ottenuto per la città di Fano. Dopo i servizi sociali che si sono trasferiti a Sant'Orso, tocca ora a quelli educativi traslocare. I lavori iniziati questo febbraio dovranno terminare entro l'estate per consentire così a settembre di operare il trasferimento delle maestranze. Anche la facciata dell'edificio subirà un lifting come tocco finale, dopo che impianti termici, elettrici e finestrature a doppia camera hanno aggiornato dal punto di vista anche energetico questo storico edificio fanese.